Allora, i motivi che vi hanno portato a scegliere la tecnologia DryUp all'interno di alcuni edifici della diocesi di Otranto? Ma allora, i motivi fondamentali sono tre che ho avuto il piacere di appurare frequentando uno dei vostri corsi di Athena Academy dedicati alla conservazione dei beni culturali. E, il primo è che fondamentalmente non ci sono effetti negativi sulle persone, perché il sistema non funziona con l'elettricità. Di conseguenza non produce campi elettromagnetici e quindi non si ha l'angoscia di installare un dispositivo che, essendo permanente, rischia poi di procurare danni alle persone, evidentemente. E, la seconda questione è che ha la possibilità di funzionare non solo per raggio d'azione, ma anche per sezioni, per cui è possibile anche con un dispositivo individuare delle aree perimetrate esattamente secondo la dimensione dell'area su cui si intende intervenire, e questa è una peculiarità che rende più facile l'applicazione pratica proprio sulle planimetrie degli edifici. E la terza questione è che fondamentalmente non è invasivo neanche per l'edificio. Perché non devi fare delle messe a terra, non devi passare dei cavi, non devi fare assolutamente nulla se non installare questo dispositivo che può essere anche appoggiato in un punto dell'edificio particolare, può essere anche appeso al muro con un chiodino, non rischia assolutamente nulla. Per cui a mio avviso risolve tutti quelli che erano i difetti che in altri tipi di tecnologie, dal punto di vista tecnico e non solo, mi era capitato di riscontrare, il motivo per cui avevo difficoltà a fidarmi. In ultimo, la garanzia di funzionamento e il fatto di assicurare che dallo spiccato dal pavimento, fondamentalmente, no? Dalla base del pavimento in su, le murature si asciughino e quindi raggiungano un tasso di umidità, tra virgolette, naturale, e mi dà la possibilità dopo di intervenire anche con intonaci normali. Non devo spingermi necessariamente sull'utilizzo di deumidificanti o prodotti comunque, diciamo, un po' finti di questo tipo, no? Posso metterlo in cotton normalissimo, a calce naturalmente, preferibilmente, perché è molto più salutare per le colture, soprattutto per le nostre, e questo ha un'incidenza anche economica quando vai a fare i conti, perché chiaramente un deumidificante rispetto a un intonaco normale ti costa molto di più. Per cui, insomma, ci sono vantaggi dal punto di vista della applicabilità, no? È molto più versatile. Ci sono vantaggi per la salute, ci sono vantaggi dal punto di vista della tutela e ci sono vantaggi dal punto di vista dei costi. Meglio di così. Spero di essere stata abbastanza sintetica. Credo che hai già È risposto a chiara? tutte le domande che pensavo di fare. No, un'altra domanda è sì, comunque hai già praticamente anticipato che da un certo punto di vista il costo non si ripaga, certo completamente, ma in parte anche perché si fa una scelta su materiali meno onerosi, meno costosi dei classici deumidificanti che costano sempre di più di un intonaco normale di Sì, e che calce sono naturale. comunque una forzatura rispetto alla tradizione, no? Perché il Oltretutto. deumidificante è una cosa che ci siamo inventati di recente per, tra virgolette, risolvere un problema. In realtà sappiamo perfettamente che il deumidificante è un intonaco a tempo comunque, no? Quindi se il muro è asciutto sta su, ma se comunque la risalita non l'hai risolta, o non del tutto, o non sufficientemente, prima o poi, una volta che i pori sono saturi di sali, viene giù anche lui, no? Quindi Aggiungo io una cosa. Noi è un po' di anni che andiamo alla ricerca di o strumentazioni o lavorazioni o materiali che in qualche modo riescano a risolvere il problema dell'umidità. Siamo in una zona particolare, quella del Leccese, dove i materiali costruttivi sono a base di tufo, una pietra che particolarmente riesce a riempirsi dell'umidità di risalita. Soprattutto perché nel corso del tempo abbiamo verificato che tutti gli interventi di restauro che abbiamo effettuati non sono durevoli.
vengono vanificati, ahimè, poi nel corso anche di breve tempo, proprio dai problemi dell'unità di salita. E allora, confermando quanto ha detto l'architetto Toni sulle motivazioni per cui l'abbiamo scelto, a parte la versatilità e la rimovibilità, che è una delle garanzie anche che ci dà nelle nostre strutture, c'è anche la possibilità di verificare nel tempo l'andamento di questo apparecchio, cioè i rilievi che vengono fatti e che ci permettono di monitorare se effettivamente le murature ne stanno avendo un beneficio o se in qualche modo invece c'è qualcosa da risistemare. L'altra cosa che avrei voluto dire è questo, che abbiamo iniziato da poco ad installare questi strumenti. Abbiamo una grande fiducia nella tecnologia, dagli studi che ci sono stati proposti, dalle persone che ci hanno proposto, però certamente noi in questo momento una cosa possiamo certamente rilevare, che nei dispositivi, dove i dispositivi sono stati installati, certamente abbiamo rilevato non più quello sgradevolissimo odore di muffa e di umido che si sente negli ambienti che hanno i muri che sono praticamente bagnati, intrisi dall'acqua. Questo è un primo beneficio che abbiamo rilevato a brevissimo tempo. Sugli altri, ecco, speriamo di poter poi anche certificare quanto è indicato nelle schede tecniche. Lorenzo mi ha dato un assist, quindi dico un'altra cosa anch'io, cioè sempre ragionando da tecnico, no? È molto gratificante, soddisfacente il fatto di trovarsi a collaborare con persone che comunque riconosci essere competenti, che si relazionano con te con grande chiarezza e onestà. Dicendogli anche quali sono le possibili criticità, quali potrebbero essere gli elementi che magari alterano il funzionamento del dispositivo, e quindi c'è molta chiarezza da parte, no, dei nostri interlocutori, che siete voi, e hai non solo appunto questa chiarezza sui presupposti, ma anche la possibilità di interfacciarti per avere dei consigli man mano che poi procedi, per dire, con i lavori di risanamento, e quindi devi fare anche delle scelte di tipo tecnico. Oggettivamente in Atena abbiamo dei professionisti di primo livello che sono anche in grado di consigliarti sulle procedure, sui tempi, sulle tecnologie, per cui hai proprio la sensazione di lavorare in squadra, il che ovviamente è da grande soddisfazione, perché poi a vendere un prodotto sono buoni tutti, dopodiché no, magari ciao, e se ci sono problemi sono affari tuoi. Invece no, ecco, abbiamo riscontrato effettivamente questa capacità di lavorare in sinergia, che è Fondamentale. fondamentale, assolutamente, assolutamente. Quindi comunque il protocollo di diagnostica che abbiamo messo a punto negli anni è soddisfacente, cioè la relazione con i dati e le schede abbinate che vi Assolutamente sì, consegniamo. assolutamente sì. E poi in qualche modo è penso che sia per voi anche così, no? Cioè, ad ogni applicazione anche voi state facendo esperienza e state perfezionando un sistema che oggettivamente ha delle potenzialità enormi, ha un livello di efficienza notevolissimo, però può essere registrato magari, no, esperienza dopo esperienza, per essere ancora più performante. Ecco, magari per il futuro si possono anche immaginare tanti sviluppi lavorando così bene in squadra, no? Assolutamente. Voi di là e non di qua. Bene, io vi ringrazio per il contributo e ci rivediamo fra un anno con ulteriori risultati sulla tecnologia. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, la domanda era i motivi che vi hanno portato a scegliere la tecnologia dry-up all'interno di alcuni edifici della diocesi di Trento. Otranto, 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 Otranto. Sono d'accordo con te. Non Sai perché ho credo. detto Trento? Non riesco a capire la. Però siamo da parte. O è un principio d'Alzheimer qua?